professore, buongiorno. Viviamo in uno dei momenti più importanti e nuovi della scienza. Uno degli oggetti che voi state guardando, l'eclissi, è la presenza intorno alla Terra in un particolare sistema di corotazione della Luna. C'è stato un grandissimo fisico-matematico che si chiamava Darwin ed era il primogenito di Charles Darwin, ma era non un biologo, era un astronomo. Il primo professore Plumian professor. E lui sostenne una teoria che la Luna si fosse staccata per un processo di fissione da una Terra che era stata posta in rotazione molto veloce da un altro sistema che era intervenuto intorno alla Terra. In questa fase di alta rotazione della Terra, un processo di fissione sarebbe avvenuto. Questa teoria non fu suffragata da successo, perché, pur essendo meravigliosamente bella, nessuna evidenza osservativa del corpo che aveva generato questa spin-up della Terra è stato chiaramente un transiente che poi non c'è evidenza. Il lavoro però di Darwin è meraviglioso. Voi mi dite, ma cosa c'entra questo? Bene, adesso vi dico la cosa più incredibile che sta avvenendo in queste ore. Noi stiamo vedendo questo processo di fissione di una stella, non di un pianeta, ma di una stella molto grande di 10 masse solari, dovuta alla presenza di una binaria attorno a una stella di neutroni che la fa girare molto velocemente e avviene una fissione. La fissione crea quella che io ho chiamato una nuova neutron star e non vi sto a dire tutti i dettagli, ma tutta la fisica che Darwin sviluppò nello sviluppo della teoria della fissione della Luna e della Terra si applica pari pari nella astrofisica dei gamma ray burst a miliardi di anni luce di distanza da noi, su un processo che avviene su fase più grande, ma la fisica è identica. E vediamo proprio non la Terra, la Luna intorno alla Terra in corrotazione, ma vediamo una stella, una new neutron star che spinna molto velocemente e che emette l'emissione dei gamma ray burst. È una cosa meravigliosa e desidero scrivere tutta questa storia proprio chiedendo al professor Sigismondi di venire qua sabato o domenica prossima per aggiornarlo su questi progressi enormi e faremo in modo di farvi capire anche a voi l'enormità di questa fisica nuova che è esattamente quella che è concepita da Darwin. E questo lo potremmo verificare se Darwin aveva ragione o meno. Adesso che
Artemis porterà gli astronauti sulla Luna, basterà picconare il terreno lunare e andare a vedere nelle rocce esattamente le stesse rocce da cui probabilmente è venuto fuori, dalla zona della Terra, probabilmente intorno a Cuba, e ritrovare queste masse all'interno della Luna che corrisponderanno alle masse, alla struttura delle rocce da cui la Luna è venuta fuori. Nulla è più grandioso di questo, che la scienza ci mette in condizione di verificare direttamente con astronauti che andranno lì questa scoperta veramente incredibilmente affascinante e nuova. Artemis potrà giocare e gli astronauti potranno giocare un ruolo fondamentale in tutto questo. Ma per noi la cosa importante è che quelle equazioni usate da Darwin figlio si applicano interno ai gamma ray burst per spiegare alcuni degli aspetti più fantastici che osserviamo vicino alla nascita dell'universo, dove queste stelle molto massive, massicce, binarie, erano nate. Quindi, ma questo avrò bisogno della venuta a Pescara di Costantino, perché scriveremo un meraviglioso libro per farvelo capire e poi di incontrarci molte volte per spiegarlo. È un momento affascinante che ritorna ai fondamenti concettuali di Roche, di Maclaurin, di Darwin, di Chandrasekhar, che ci porta alla nostra conoscenza dei gamma ray burst e alla possibile verifica di tutto questo sul nostro pianeta Luna, così vicino a noi, per vedere se ritroviamo i basalti della Terra staccati nella Luna. A presto. Grazie professore. Grazie. Costantino, ti rendi conto di quello che ho detto? Sì. Vediamoci sabato e domenica. È una situazione incredibile che capita in questo momento. Grazie di questa notizia e anche di questa citazione dell'astronomo Darwin, della teoria della fissione, che in qualche altro modo comunque resta una teoria valida perché la Luna è ritenuta un pezzo della Terra o per un grande impatto, questo impatto non si trova il corpo che ha impattato, ma insomma quello che ha detto lei è questo. La cosa No, no, ma abbiamo molto di più. Abbiamo la verifica questo avvicino all'inizio dell'universo. sì. Devi venire perché la voglio scrivere con te. L'altra cosa che si può dire, magari guardando l'inizio dell'universo, è che la dimensione angolare, occupata dal Sole e dalla Luna, che sono straordinariamente simili, è anche simile a quella della correlazione spazio-temporale tra le parti di universo che sono appunto causalmente connesse. Questa coincidenza, la coincidenza che la Luna e il Sole ci appaiono della stessa dimensione, è quella proprio che sta dietro il fenomeno astronomico che abbiamo sott'occhio oggi, cioè l'eclissi. Quindi adesso, visto che abbiamo poco tempo, e il professore ci saluta, e noi lo ringraziamo per aver dedicato questi minuti all'inaugurazione di questa giornata di studi. Vi vengo a condividere lo schermo con le immagini dell'eclissi di sole che è appena avvenuta. Sono A presto. immagini, grazie professore, arrivederci. Sono immagini che adesso vi faccio vedere, le ho tratte Per da. favore, l'ultima volta, sia qui per... Le ho tratte da internet.
dal sito di Time and Date, che è un'impresa, un'organizzazione americana che in questi ultimi anni sta facendo un servizio di broadcasting delle eclissi nei punti del mondo da cui si vedono. L'eclissi di sole bisogna andare proprio dove l'eclissi è totale, l'eclissi di luna si può vedere da tutto l'emisfero dove la luna è visibile in quel momento. Allora, io ve lo faccio vedere direttamente con le caratteristiche che ho studiato poco fa, perché l'eclissi è stata alle 3:29 del tempo universale. È stata totale anulare in una regione di cielo, piuttosto in una regione di terra piuttosto ristretta. Qui abbiamo il sito di Xavier Jouvier che ci fa vedere. È interattivo, ci fa vedere la parte dell'Australia che è proprio a nord-ovest dell'Australia su un punto che si chiama Exmouth. Queste sono le effemeridi per questo punto qui, è il cornetto nord-ovest dell'Australia, che ci dicono che l'eclissi diventava totale in questo punto qui di Exmouth, diventava totale alle 3:29:46 e smetteva di essere totale alle 3:30:42. Quindi abbiamo una durata sulla center line di 56 secondi. Andiamo a vedere quello che ci hanno trasmesso dai video senza indicare esattamente quale punto di questo luogo di Exmouth è stato preso. Perché vedete che a seconda che io mi trovo qui sotto o qui sopra, ho una durata che va da 0 al massimo a circa un minuto. Ora, questo è il video. La parte finale del video contiene delle perle di Bayliss. Francis Bailey è un astronomo inglese che nel 1831 ha descritto queste luci, chiamandole perle, e che oggi sono note con perle di Bailey. Bailey era una via di mezzo tra un astronomo professionista, diciamo, e un amatore, perché chi ama si dedica anche più di un professionista a questo tipo di mestiere. E creò la British Astronomical Society e osservò quell'eclissi a Pavia. E purtroppo in questo video le perle di Bailey si vedono fino quasi all'ultimo momento, vedete che io vado avanti di un decimo di secondo ogni fotogramma, dopodiché loro hanno voglia di passare all'immagine globale perdendo le perle di Bailey e cercando di far vedere a modo loro la corona. Quindi noi non sappiamo esattamente quando la perla di Bailey qui è sparita, immaginiamo che sia sparita più o meno adesso, alle 3:29:28, e poi la totalità in cui si va un po' di qua, un po' di là a vedere la corona dura circa un minuto, è piuttosto monotona perché non ti fanno vedere niente più che le strutture della corona che sono dei petali che seguono il campo magnetico solare. E vedete anche senza ulteriori filtri le protuberanze solari. Queste protuberanze, tra l'altro, torno un attimo indietro perché c'è una curiosità in queste eclissi, e cioè che poco prima della totalità, adesso ve lo faccio vedere al rallentatore, qui abbiamo un fotogramma per volta, vedete qui in alto che compare da una valle lunare una luce che sembrerebbe in prima approssimazione un Bailey Bead, ma in realtà non lo è, perché è una protuberanza, una protuberanza che si trova dalla parte opposta e fa come se fosse fotosfera. In realtà la fotosfera è molto più luminosa della cromosfera. Con Andrea Raponi abbiamo studiato questo fatto, perché tramite i Bailey Beads noi
cerchiamo di misurare il diametro del Sole. Ma quale diametro? Il diametro della fotosfera. Quindi tutte queste cose che sbucano fuori dalla fotosfera e sono molto meno luminose della fotosfera, si vedono soltanto durante l'eclissi o con dei filtri particolari, queste cose qui non sono parte del diametro solare, sono dei corpi che fuoriescono dal Sole o che costituiscono la parte più bassa dell'atmosfera solare, ma non sono la fotosfera. E poi la fotosfera termina la sua visibilità al momento della fine della totalità, che vi ho detto dura altri 10 secondi, perché tra 8-7 secondi qui sopra, qui compare, e qui hanno spostato dall'altro lato, compare già la fotosfera. La fotosfera praticamente è talmente più luminosa, qui avete visto un setting automatico dell'esposimetro, perché vedete, vado indietro, a un certo punto cambia tutto, qui sta già saturando l'immagine, dal fotogramma successivo fa un passo indietro, cioè un movimento automatico che per noi che studiamo i Bailey Beats è un disastro, perché non ti fa capire niente. Praticamente i Bailey Beats si vedono soltanto dopo, e li vediamo in quest'altra immagine, che è un'immagine con un filtro, hanno messo un filtro a totale, diciamo a chiusura totale della luminosità, passa solo l'1 per 1000, l'1 per 10.000, e questo è una montagna lunare che intercetta la fotosfera in questo punto. Quando la luna si abbassa, scende, la montagna si scopre e quindi si collega questo bid a quest'altra parte dell'eclissi della fotosfera, e quindi il bid sparisce. Vi faccio vedere piano piano questi bid come si creano. Vedete qui, proprio ai corni, ai bordi del Sole, si formano tanti bid, e questi contengono le informazioni utili per il diametro solare. Però c'è un problema, cioè che vi ho detto, per vedere questi bid così occorre mettere un filtro. Quindi noi abbiamo perso i primi bid, che sono l'inizio proprio cioè il termine e l'inizio della totalità, li abbiamo persi per questo gioco di metti, leva i filtri, e adesso con il filtro, questa è una classica immagine per noi che abbiamo studiato i Bailey Beats, da cui si può ricavare il valore del diametro solare, solo che di bit ce ne abbiamo soltanto in questo filmato che ci hanno mandato online su Exmouth in Western Australia. Abbiamo qui una bella immagine in H-alfa, però non abbiamo sostanzialmente Bailey Beats della parte precedente. Questo è il problema, cioè a meno che non ci siano nella parte ancora prima del video che ho selezionato per voi, senza Bailey Beat non possiamo fare il diametro del Sole se abbiamo soltanto Bailey Beat dopo. Quindi con i Bailey Beat prima abbiamo stimato poco fa il diametro, cioè la durata dell'eclissi, in 50 secondi, e qui possiamo fare la simulazione nelle coordinate di Exmouth, che io ho preso da Google Maps. Io mi sono messo qui, ho detto vuoi vedere che sono andati tra la città e il mare, si saranno messi qua e hanno guardato, però possono essere anche andati qua sopra, insomma noi dobbiamo sapere esattamente dove sono andati per fare una buona simulazione. La simulazione, ecco, te la faccio vedere veloce, dura un minuto l'eclissi, ma la simulazione dura anche molto di meno. Ecco, dagli ultimi bit che qui vengono simulati, ma non c'è il profilo della luna qua dentro, passa un minuto in cui vedete l'immagine del Sole è un cartonato della corona solare, e poi qui la falce luminosa della fotosfera riprende il via, quindi dura in tutto un minuto. Se io cambio posizione potrò invece avere un'altra cosa. Questa stella che sta qui nella simulazione, quindi probabilmente si potrebbe trovare nelle foto, magnitudine 5 e 9, quindi neanche tanto debole ma neanche tanto luminosa, questa stella invece mi fa pensare alla misura degli effetti relativistici
che nel 1919 sono stati fatti con un insieme di tante stelle che c'erano nello sfondo dell'eclissi di quell'anno, il 19 maggio, quando Eddington provò la teoria di Einstein. Questa è una stella che appartiene alla costellazione dell'Ariete e invece il 29 maggio il Sole si trova davanti alle stelle del Toro, ce ne sono molte di più perché c'è un ammasso. E quindi grazie a quel numero di stelle si è potuta valutare la bontà della teoria della relatività generale, tramite appunto l'eclissi di Sole. Io direi che come accenno alla possibilità di dati e di scienza che possiamo ottenere dall'eclissi, vi ho fatto vedere già un buon quantitativo di cose. L'altra cosa, ritorno un attimo a quella particolarità che vi avevo mostrato nelle ultime fasi prima della totalità, e cioè questo bid che si forma qui in alto a sinistra, questa probabilmente è una protuberanza, ci fa capire che noi non possiamo misurare benissimo il diametro del Sole se ci sono delle cose sul lembo solare. Allora, ho visto prima che si è già collegato Virginio Oldani, che è un nostro amico e collaboratore ed esperto dell'osservazione del Sole, a cui, se è pronto, darei già la parola, perché gli ho chiesto di mostrarci cosa ci può essere al lembo solare. Quindi cedo la parola a Virginio, grazie. Sì, sono pronto, ciao Costantino, grazie dell'invito. Io saluto tutti. Sono, come diceva a proposito di Baby, sono un amatore, quindi non sono un astronomo professionista, però fra le varie cose mi dedico all'osservazione e all'imaging solare, cioè alla ripresa di immagini solari. E quello che mostrerò sono tutte immagini prese dal cortile, dal giardino di casa mia. Io sarò molto rapido, vi faccio vedere tre cose relativamente al lembo solare, cioè il bordo del Sole. Eccolo qua. Vediamo se riesco a proiettarlo. Chiuso. Spero si veda. Carissimo, Allora, la prima cosa che si non sei stato nota invitato, facendo non una c'è fotografia del niente. Sole in Ah, luminosità, cioè perfetto, così come grazie, era, grazie, tranquillo, c'è se ce Virginio che l'avete sta applicato parlando. al telescopio un filtro che riduce di parecchie migliaia di volte la luce, perché altrimenti brucierebbe i nostri occhi o il sensore della camera che abbiamo attaccato al telescopio, quello che salta all'occhio è, al di là delle particolari, quindi della luminosità, il fatto che i bordi del Sole, come si chiamano lembi in gergo, diciamo così, sono più scuri del centro del Sole. Questo è un effetto che dà anche un po' l'effetto della sfericità, diciamo così, della nostra stella, ma è un fenomeno ottico che è dovuto principalmente a due cause. Il fatto che sicuramente andando verso i bordi noi vediamo una maggiore densità del gas. Il Sole è fatto a strati, ma in realtà sono strati, per modo di dire, perché sono di gas, non sono solidi, diciamo. Quindi la densità verso i bordi è maggiore, quindi l'angolo dell'osservatore provoca una diminuzione della profondità di osservazione, quindi della luminosità a causa della densità dei gas, e poi anche e soprattutto perché gli strati esterni, più esterni del Sole, sono più freddi, per cui emettono meno fotoni e quindi appaiono più scuri al nostro occhio. Questa è un'immagine ripresa con una camera monocromatica colorata artificialmente. Vi faccio vedere ora come noi misuriamo uno dei metodi per misurare questo oscuramento dei bordi, no?
quello che in inglese si chiama deep darkening. Praticamente io prendo un'immagine monocromatica perché il colore altera un po' le cose, scusate, e si fa un taglio, vedete quella riga rossa tratteggiata, con un software fotometrico, cioè fotometria vuol dire misurazione della luminosità. La lunghezza di questo taglio è di 4378 pixel in questa immagine, quindi ognuno di questi pixel avrà un valore di luminosità che è 0 nel caso fosse totalmente nero o 256 nel caso fosse totalmente bianco. 256 perché qui ho usato per semplicità un'immagine JPEG a 8 bit. Normalmente le misure si fanno con immagini a 16 bit, quindi con 65.500 tonalità fra il nero e il bianco, che quindi danno una misurazione più precisa, no? Qui l'ho fatta semplice, diciamo così. Allora, noi facciamo il taglio fotometrico e sotto vedete il grafico della luminosità. Sull'asse delle ascisse X vedete il numero dei pixel, da 0 a 4378, e sull'asse delle ordinate il valore di luminosità da 0 a 256. E questa è la luminosità. Vedete che fa una curva. Quindi in centro la luminosità è maggiore, i valori di luminosità sono maggiori. Io ho misurato non un punto, ma una media, diciamo, fra i 1600 e i 2400 pixel, quindi in questa zona qua, quindi corrispondente più o meno a quest'area, e ho un valore di 221 conteggi, chiamiamoli così, si chiamano ADU. Al valore minimo, come vedete, crolla a zero negli estremi dove c'è il cielo, che è nero in questo caso, e il valore minimo di luminosità si osserva al pixel 136 e al pixel 4241, con valore di 15 e di 14. Quindi, come vedete, una luminosità che cade di molto, da 221 fino a 15. Quello che si calcola è un coefficiente cosiddetto di limb darkening, cioè di oscuramento al bordo, che è dato da questa semplice formula e che mi dà un coefficiente di 0,93, che poi è un coefficiente che in realtà si usa in un'equazione matematica che disegna questa curva, che non vi mostro per semplicità, perché sennò stiamo qua ore. Una cosa importante, io questa immagine del sole l'ho presa in monocromatica, ma con un filtro centrato sul verde a 540 nanometri, che è il punto, diciamo, di massima emissione dello spettro solare. In realtà la luminosità al bordo cambia a seconda della lunghezza d'onda in cui la misuriamo. Vedete l'immagine di destra? Se io misuro, per esempio, nell'infrarosso, viene quasi piatto, quindi la luminosità è quasi uguale su quasi tutto il disco del Sole, tranne un lieve decadimento ai bordi. Se vado nel verde, quella che ho fatto io, se vado nel calcium K, che è al bordo fra il blu e l'ultravioletto, a 390 nanometri più o meno, vedete che praticamente è un cerchio, quasi un semicerchio. E qui nella immagine sinistra invece si vedono le funzioni a seconda del coefficiente. Quindi se il coefficiente è 0, cioè non abbiamo oscuramento dei lembi, quindi abbiamo una funzione piatta, se invece abbiamo coefficiente 1, praticamente abbiamo un vero e proprio semicerchio. Io nel verde ho misurato nella mia immagine 0,93. E questo è uno dei fattori importanti. Tra l'altro posso dire che con questo metodo, che è uno dei tanti, forse non è neanche il più preciso, noi possiamo anche avere una misura indiretta del diametro solare, almeno in questa lunghezza d'onda. Perché se io prendo la differenza fra 4241 e 136, ho la dimensione in pixel del diametro solare. E siccome conosco la risoluzione del telescopio e del sensore combinata e la distanza del Sole nella data in cui ho ripreso l'immagine, con un semplice calcolo posso anche misurare il diametro solare in maniera magari non precisa al metro, ma sicuramente molto, molto buona.
Perché si parla del lembo? Perché è importante il lembo? Perché oltre a questo fenomeno dell'oscuramento permette due cose. La prima è l'osservazione delle facole. Le facole sono, diciamo, dei tentativi, chiamiamoli così, io parlo un po' terra terra, da amatore, di fuoriuscita delle linee del campo magnetico solare, quindi sono dei precursori delle macchie. Il campo magnetico, se è sufficientemente forte, nei moti, diciamo, di convezione, riesce ad attorcigliarsi, a uscire e forma una macchia, anzi in forma più di una, perché ha un'uscita e un'entrata, come la calamita a forma di ferro di cavallo, no? Ha un'entrata positiva, un'uscita positiva e un rientro negativo. No? Ma nel caso in cui il campo magnetico non fosse sufficientemente forte per formare una macchia, si forma la facola. Le macchie, come sapete, credo, spero, sono più scure, si vede la penombra e l'ombra perché hanno una temperatura più bassa. Anche la facola è leggermente più scura, però difatti se noi andiamo a vedere nel centro del Sole non riusciamo a vederle. L'oscuramento del lembo permette di osservare la presenza di queste facole, che altrimenti non riusciremmo a vedere se il Sole ruotasse di un paio di giorni e questa area attiva, diciamo, fosse più verso il centro, salvo che non utilizziamo dei filtri particolari. Però l'oscuramento del lembo in questo caso ci aiuta proprio a osservare delle facole. Qui ne vedete un'altra, vedete come c'è un'area attiva vicino al bordo dove si vedono molto bene le facole, e un'altra area attiva verso il centro che è molto più luminoso, dove le facole proprio non si riescono a vedere. Qui ho preso, ancora come ho fatto per l'oscuramento del lembo, un taglio fotometrico, cioè ho misurato la luminosità, e vedete questo è il grafico della luminosità in questa riga rossa. Qui ho attraversato un po' del lembo e un po' di facole, vedete questi picchi sono proprio i punti di attraversamento delle facole. Però se voi guardate la differenza di luminosità tra il lembo solare e la facola è piccola, perché abbiamo un lembo che ha una luminosità media 150-160 e il massimo delle facole arriva sui 180, quindi abbiamo solo 30 punteggi nella nostra scala, che è sempre da 0 a 256, è sempre, stiamo ragionando su 8 bit. L'altro fenomeno che ci fanno vedere le facole è il cosiddetto effetto Wilson. Le macchie che normalmente hanno varie forme, ma quando sono rotonde o simmetriche, man mano che si avvicinano al bordo, hanno questo aspetto, e è quello che, diciamo, negli astrofili si chiama effetto piattino. No? Se voi prendete un piattino col bordo bello colorato, se lo guardate davanti lo vedete come la macchia, più o meno, lo vedete piatto e rotondo. Se invece lo inclinate, vedete che il bordo verso l'esterno, quindi verso il lembo, è più largo ed è più stretto invece verso l'interno, verso il centro del Sole. Questo effetto, che è puramente ottico, dà una sensazione del fatto che la macchia solare sia come il piattino, cioè sia concava, no? In realtà non è così, la macchia solare non è concava, perlomeno non sono mai stato dentro a vederla da vicino, ma per quanto ne sappiamo non lo è, e quindi è un effetto ottico dovuto al fatto che ha questo effetto piattino, dovuto alle diverse densità dei gas fra la fotosfera, la penombra e l'ombra della macchia. Per cui questo effetto Wilson, che dà questa sensazione di queste macchie a forma concava, in realtà è un puro effetto ottico, però è interessante da studiare anche questo. Qui ho altri due esempi di macchie vicino al bordo che mostrano come la penombra sia più sottile verso il centro e un po' più larga verso il lembo. Non sono immagini bellissime perché non è facilissimo fotografare le macchie proprio quando sono sul bordo. Tra l'altro in queste immagini si vedono molto bene anche le facole. Qui da ultimo ho preso una macchia che ho ripreso ad alta risoluzione per farvi vedere come è fatto il taglio fotometrico, come cambia la luminosità fra la fotosfera
quindi qui abbiamo la granulazione fotosferica, la penombra, l'ombra e questi punti di luce che sono praticamente questi due piccoli picchi. Vedete come la luminosità scende da 280, diciamo, più o meno della fotosfera fino a livelli nel centro più scuro della macchia fino a livello di 20. Se io faccio una rappresentazione 3D, in effetti sembra un buco. Se lo metto un po' inclinato, no? Come succede quando le macchie sono sul lembo solare, sono praticamente, noi le vediamo di traverso, non le vediamo di fronte come queste macchie in alto a sinistra, ma se io metto un po' di traverso l'immagine tridimensionale sembra proprio di avere un buco. Qui ho delle isofote che misurano, che danno un colore diverso a seconda della luminosità, quindi il buco nero, diciamo, è questo fondo della macchia praticamente. Bene, io mi fermo qui, ho finito, ripasso a te Costantino se ci sono domande. Grazie Virginio, abbiamo il tempo molto stretto e Paolo Hockner già collegato, quindi do subito la parola a lui. Buongiorno a tutti e a tutte dall'Osservatorio Astrofisico di Asiago, purtroppo sta diluviando, quindi nessuna osservazione in diretta come facciamo di solito col pubblico. Vedete qua alla mia sinistra i telescopi che utilizziamo, un telescopio a Celestron con un filtro in Mylar e un Coronado col filtro a Kalfa. Io sono nella vecchia cupola del telescopio Schmidt, che ora è a cima Eckar, a circa 100 metri dalla cupola del telescopio Galileo, che è il telescopio storico di Asiago, e quando fu inaugurato nel 1942 era il telescopio più grande d'Europa e che adesso utilizziamo ancora per la ricerca, ma anche per la didattica e per la divulgazione. Ecco, io sono qua proprio al volo perché ho avuto gente fin prima, adesso alle 2 avrò un altro collegamento, quindi volevo farvi vedere una cosa molto semplice e che non so se magari ne ha già parlato Gigi prima, perché sono arrivato che aveva già iniziato, che era quello appunto di fare una stima della temperatura. No, non siamo entrati in questioni quantitative. Oh, perfetto. Allora, adesso vi mostrerò un'immagine che ho qui grezza proprio dalla terra, senza nessuna calibrazione, tanto per mostrarvi l'idea di una cosa estremamente, estremamente semplice da fare anche qui, ragazzi. Allora vediamo cosa devo consentire. In basso c'hai una freccetta che serve per presentare. No, sì, insomma, vuole che gli dia un permesso, siccome non sono sul mio computer. Vediamo che... Allora, mentre Paolo riprende la connessione, voglio dire che cogliamo l'occasione di questo giorno dell'eclissi, e anche avete visto il sito che vi posso mostrare preparato per questa giornata, e poi gli do subito la parola a Paolo. Ecco, questo è il sito web preparato da Icranet sulla giornata di oggi, con del materiale che possiamo aggiungere anche quello che avete visto fino adesso, quindi link aggiornato in tempo reale con il filmato dell'eclissi e anche i video di laboratorio e di campo per l'esperimento di Archimede. Allora, Archimede, che è questo primo personaggio che abbiamo messo nell'immagine d'ingresso, si occupò della misura del diametro solare nel libro L'Arenario, che è uno dei più famosi testi che si sono pervenuti di questo genio siracusano del III secolo avanti Cristo. Lui misurò il diametro del Sole e noi abbiamo rifatto l'esperimento a scuola, e quindi potete vedere in questo sito cosa abbiamo ottenuto. Sempre Icranet sta curando su www.icra.it
il sito del giornale Gerbertus, che oggi presentiamo, di cui oggi presentiamo il volume 19. Abbiamo anche il piacere di avere tra gli ospiti uno degli autori, che è Massimo Ciafrei, che ha scritto un articolo su Encelado, la luna di Saturno con i geyser, e qui connettendovi potete scaricare il volume 19, dove ci sono molti argomenti relativi all'eclissi e alle misure del Sole di cui stiamo parlando oggi, in cui andranno anche gli atti del convegno di oggi. Mentre lui sta scaricando l'articolo, io ripasso la parola a Paolo. Che però deve connettere anche il microfono. Devi schiacciare il tasto. Ecco. Scusate che ho fatto l'errore madonnale di collegarmi attraverso Firefox. Adesso mi sono collegato tramite Chrome. Ok, adesso si riesce a fare. Ma questa è un'immagine orrenda, veramente orrenda, come dice Gigi delle sue fantastiche immagini. Questa è un'immagine grezza, proprio come è venuta l'altro giorno, tra le due eravamo qua con una scuola, e un'immagine formato FITS. È importante questo perché è formato scientifico delle immagini, le quali sono in questo modo corredate anche da un file che si chiama file header con tutti i dati dell'immagine. Si possono introdurre anche i dati del telescopio, del sensore, condizioni meteo. In questo modo anche in futuro sarà possibile risalire a quando è stata fatta questa foto, con che strumentazione, perché dopo poco tempo spesso ci si dimentica, magari non si nomina il nome del file, e quindi il file header è fondamentale. Dopodiché queste immagini sono anche ad alta risoluzione, quindi sono adatte per un'elaborazione scientifica. Saudi S9 è un file, è un programma gratuito, quindi potete scaricarlo direttamente. Vi insegno proprio le basi per fare un semplice calcolo utilizzando la legge di Stefan Boltzmann. Andate su Edit, selezionate Region, Shape, Projection. A questo punto voi potete tirare una riga in qualsiasi zona del Sole. Ad esempio, prima Gigi ha mostrato la diminuzione della luminosità del cielo, del Sole, scusate, sul bordo, appunto gli darkening. Quindi possiamo tracciare una riga che va dal bordo fin verso il centro del disco solare, chiaramente non del centro del Sole. Adesso allarghiamo questa riga in modo tale da avere una buona statistica sui pixel, e poi premendo col mouse sopra la riga si può spostare in modo più accurato. A questo punto voi avete un grafico dell'andamento dei conteggi che ha fatto il vostro sensore in funzione del raggio del Sole. I conteggi sono prodotti dai fotoni che vanno a sbattere sui pixel, e diciamo, in un mondo ideale ogni fotone libererebbe un elettrone. In realtà non è proprio così, ed è per questo che il grafico è un po' rumoroso. Però appunto questa immagine grezza poi si può anche elaborare e ridurre notevolmente il rumore, però diciamo non è lo scopo appunto del mio intervento. Lo scopo dell'intervento è fare un calcolo semplice, come chiamo io un calcolo spannometrico, della temperatura delle varie zone del Sole. Allora, il numero di conteggi è proporzionale all'energia che arriva dal Sole. Siccome a noi interessa un delta T, possiamo utilizzare un delta E attraverso il rapporto dei conteggi. Partendo dalla temperatura media della fotosfera terrestre e solare, scusate, che
è attorno ai 5800 gradi, voi impostate la seguente equazione, che prende spunto appunto dalla legge di Boltzmann, che ci dice che l'energia emessa dal Sole, o da una stella, o in generale dal corpo nero, quindi dal oggetto incandescente, è proporzionale alla temperatura alla quarta. Quindi, prendendo come energia il numero di conteggi che abbiamo sul nostro sensore, possiamo impostare la seguente equazione. 5800 gradi, che è appunto la temperatura della fotosfera, diviso x, ad esempio x potrebbe essere la temperatura al centro della macchia solare, oppure qui dove c'è questa piccola sporgenza, la temperatura della penombra, o ancora la temperatura lungo il bordo del Sole. Paolo, scusa, io vedo ancora la linea verde bassa, che per caso hai messo... Provo a ricondividere. Perché era rimasta quell'immagine lì. Ok, grazie. Ecco qua. Adesso vedete? Sì, vediamo. Perfetto, ok. Allora, dicevo, qui al massimo di conteggi siamo verso il centro del disco del Sole, possiamo porre la temperatura intorno ai 5800 gradi. Poi, vogliamo ad esempio calcolare la temperatura al centro della macchia, che è un'incognita, quindi la chiameremo X. Quindi facciamo 5800 diviso X, tutto alla quarta, uguale alla luminosità della fotosfera a 6000 gradi, che sono intorno ai 50.000 conteggi, diviso la luminosità al centro della macchia, che vedete siamo intorno ai 15.000 conteggi. Ricavate la X, la formula inversa, e si può calcolare appunto la temperatura al centro della macchia, che sarà intorno ai 3.000 gradi. Oppure potete calcolare anche l'andamento della temperatura lungo il bordo del Sole. Come diceva giustamente prima Gigi, bisogna stare attenti in quale banda si sta lavorando, perché avete visto che se si vuole ad esempio andare a calcolare il limb darkening è importante anche il tipo di filtro che si usa, ma è importante anche nel calcolo della temperatura delle macchie. Quindi l'ideale per fare questa operazione è avere un filtro generico, tipo un filtro in Mylar, che fa passare un po' tutte le bande spettrali. Dopodiché, in questo modo si fa sempre un rapporto di intensità, quindi il calcolo risulta sempre, diciamo, all'interno delle previsioni date. E questo appunto è uno strumento estremamente semplice, perché basta riprendere un'immagine, chiaramente devono essere visibili i tagli, quindi se volete vedere le macchie è necessario almeno un buon binocolo, se avete un telescopio ancora meglio, e appunto il software è gratuito. Programma di acquisizione, ad esempio, io lo uso con una piccola camera, utilizzo Sharp Capture, che è anch'esso un programma gratuito. Poi, se volete fare le cose un po' più in fino, potete elaborare anche le immagini, quindi invece che prendere un'immagine secca come ho fatto io prima, si prende un filmato, quindi migliaia, decine di migliaia di immagini, e con la tecnica dello stacking, che potete utilizzare attraverso il software sempre gratuito AstroSurface, potete ottenere un'immagine singola ad alta risoluzione da un filmato di migliaia di immagini, magari fare anche i flat field, cioè andare a ripulire le immagini, tutte le imperfezioni che introduce la non omogeneità del sensore della strumentazione, in questo modo avere un risultato ancora
più preciso. Però diciamo, se volete fare una cosa estremamente rapida, come spesso fa Costantino, con strumenti semplici, diciamo questo è il minimo necessario, che comunque ci permette di tirar fuori un numero. Grazie Paolo, mentre tu facevi vedere quel grafico, io ho fatto il rapporto tra 50.000 e 15.000, ne ho estratto la radice quadrata e poi ancora la radice quadrata, ho fatto l'inverso, l'ho moltiplicato per 5.800 ed è venuto 3.700 gradi. Quindi ci hai dato un'idea ben solida di quello che troviamo normalmente scritto sui libri sulla temperatura delle macchie. Virginio ci ha mostrato bene cosa accade vicino al bordo del Sole, e di cui dobbiamo tenere conto, perché durante l'eclissi proprio andiamo a vedere il lembo del Sole, quindi dobbiamo sapere se stiamo vedendo una zona più calda, più fredda, con delle protuberanze oppure no. L'analisi dei dati continuerà, dimmi Paolo. Lo so, Costantino, se l'hai già detto che il limb darkening è fondamentale anche per il transito degli esopianeti. Non so se l'avevi detto. Non abbiamo tempo di dire tutto, anche perché abbiamo tre minuti per salutare i ragazzi. Lo aggiungo al volo: fondamentale per calcolare le dimensioni degli esopianeti, cioè i pianeti intorno altre stelle, è conoscere l'in darkening della stella attorno alla quale sta transitato il pianeta. Sì, insomma, c'è tantissima astrofisica che viene sollecitata da un evento quale l'eclissi di Sole. Io ringrazio tutti per la vostra partecipazione, per tutti i ruoli che avete saputo svolgere con contributi di ogni genere: Emanuele D'Amico, system manager, Massimo Ciafrei, coautore, Virginio Ordani, astrofilo e illustratore del Sole, Paolo Hockner, astronomo di Asiago, e voi studenti, vi prego di mandarci le vostre domande tramite la professoressa Pompa, alle quali avrete tutte le risposte. Grazie a voi tutti, cercheremo di raccogliere le nostre domande e di mandarle. Grazie, buona giornata e arrivederci. Saluti. Arrivederci, a presto.